Ciao, belli dentro. Allora, prima di metterci ai fornelli con gli chef veri, faccio uno dei miei scempi per l'operazione Buon non compleanno Luca, che adesso è in negozio a fare il turno del pomeriggio da solo. E io ne approfitto per cucinare di sgamo una torta che è tipo la più semplice dell'universo. Ovviamente non è una ricetta mia, non so neanche di chi sia, ma credo sia abbastanza conosciuto, boh, e diffusa, che si dà il caso che di culo sia anche uno dei suoi dolci preferiti. E per farlo uso, ma vi faccio vedere, arance belle dentro, che sono piccine picciò, non trattate ovviamente sulla buccia perché le uso intere, olio di semi, ova, latte, farina, zucchero, lievito. E poi lui, e solo lui. Ah, dimenticavo, chicca, anche perché Luca è un cioccolatomane, gocce di cioccolato che non vedete sul tavolo perché, come trick degli esperti pasticceri, le ho infarinate le gocce e messe in freezer. Ah, così. Perché? Perché mettendole poi nell'impasto all'ultimo e cuocendole in forno non affondano troppo e non si squagliano troppo. E quindi rimane vagamente più consistente e un pochino più distribuito uniformemente nella torta. La sciccheria. Vado ad illustrarvi i procedimenti complicatissimi di questa ricetta. Allora, passaggio più complicato della ricetta: lavare bene le arance, perché va bene che non sono trattate, però secondo me taglio assolutamente a caso, ma soprattutto non sbuccio, guai, tolgo giusto proprio il chiodino, termine tecnico ovviamente. Allora, la ricetta prevede, se non sbaglio, tipo 450 grammi, una roba così di arance. O perlomeno quella che seguo io, poi non. Che ribadisco che non mi ricordo dove l'ho presa. Ma sarà una roba tipo cucchiaio d'argento, giallo zafferano, robe così. Cucina italiana, soliti, insomma. Quindi, una volta che le abbiamo tocchettate, abbiamo finito la parte più difficile della ricetta. Prendo il demonio, io odio questo frullatore, ma vabbè, è l'unico che abbiamo. Faccio? Metto dentro farina, tipo 300 grammi, ma boh, dopo ve lo scrivo. Zucchero, sempre 300 grammi, alla faccia di chi ha paura dello zucchero. Poi lievito, 16 grammi. Questo lo so per certo perché è una bustina intera. Olio di semi. Io, cioè, in realtà io avevo quello d'arachidi, uso quello d'arachidi, ciccia. Latte, 100 ml. Mi immagino si possa fare con qualsiasi tipo di latte, ma boh, non lo so. Non sono assolutamente un'esperta. Tre ova. Ovviamente uso ova belle dentro, che sono piccine picciò. Uno. Due. Tre. Poi le arance. Giuro che si fa così, non sono io che sono un animale. È la regina dell'approssimazione. Cioè, lo sono, la regina dell'approssimazione, però. Sto giro.
Si è dimenticato un chiodino. Buon, finito. Boh, devo solo recuperare il coperchio del frullatore e poi farlo partire. Sarà adorabile ascoltare questa storia adesso. Mettete muto. Vabbè, facciamo che va bene così. Beh, praticamente abbiamo finito. Versiamo tutto l'intruglio in una teglia che avete o imburrato o foderato di carta forno. Io ho messo la carta forno per il semplice motivo che non ho il burro. E via. Sbatti. Odio quando poi c'è di mezzo la lama. Classico che mi cade dentro la teglia e faccio il danno. Vabbè. Ok. Gesemu. Stavo rischiando, brivido. Ok, buon. Mo, grande classico. Di solito mi dimentico che ho le gocce di cioccolato nel freezer. Ma sto giro me lo ricordo. E le sbatto dentro con la mia solita cura e precisione. Io qua ne ho messi tipo 5, boh, una roba tipo 100 grammi, ma non esiste regola. Anche perché tipo la ricetta originaria, se non sbaglio, non c'era neanche le gocce di cioccolato, ma noi siamo dei ciccioni impenitenti. E quindi via. Boh. Speriamo che il rotinino stia già guardando. Vabbè, una mia le invito ad affondare perché sennò poi rimangono tutte su. Però senza proprio esagerare perché sennò tutto sto casino del congelarle prima ha poco senso. Così. Buon, finito! A questo punto in forno, 160 gradi, ventilato per tipo almeno un'ora. Vado in forno, magari appoggio il telefono prima di finire i centro spionati. Ora devo soltanto pulire la cucina. Aprire tutte le finestre perché sennò entra in casa Luca e sgama subito che ho fatto una torta perché di solito in questa casa c'è solo odore di cavolfiore, cavolo nero o robe simili. E basta, ci vediamo quando la sforno. Ciao! È cotta Stitch? Dici di sì? Vediamo. Direi di sì.
Sì, spostati perché sennò ti strino. Ciao, teoria è pronta, vediamo. Quella! Per la serie, meno male che ho invitato le gocce di cioccolato a scendere, se no rimangono tutte in superficie. Scherzi a parte, la figata del congelare le gocce è proprio questa. Cioè che non bruciano, nonostante rimangano sopra, e rimangono una minima visibili. E poi al morso, che sto mimando così, senti di brutto il cioccolato. Ma devo capire dove nasconderla.